Oggi faremo un disegno con alterazioni di colore. Iniziamo. Per rappresentare un oggetto in maniera realistica è necessario saper riprodurre le alterazioni del suo colore dovute alla presenza di luci e ombre e alla sua collocazione nello spazio, lontano o vicino all'osservatore. Queste alterazioni possono essere riprodotte mescolando il colore con il complementare, con il bianco e il nero o con gli altri colori. Quando vogliamo rappresentare l'ombra di un oggetto, siamo portati ad aggiungere al suo colore principale un po' di nero per ottenere quella luminosità ridotta tipica delle superfici in ombra. In realtà otterremo un effetto migliore mescolando al colore principale una piccolissima quantità di colore complementare che provocherà una desaturazione più realistica. Le parti in luce si potranno invece ottenere aggiungendo il bianco. Nell'immagine i diversi livelli di giallo in ombra sono ottenuti mescolando differenti quantità di viola, colore complementare al giallo, mentre le parti in luce sono ottenute aggiungendo il bianco. I colori complementari sono delle coppie di colori situati all'opposto nel cerchio cromatico, come per esempio il verde e il magenta, il blu e l'arancio, il giallo e il viola. Se uniamo un colore con una piccola quantità del complementare, abbiamo una perdita dell'intensità cromatica, mentre se li accostiamo tra di loro, i colori complementari si esalteranno. Mescolando il giallo col viola, ho ottenuto il colore che ho usato per creare l'ombra al limone. Completate il disegno continuando a colorare le foglie e i rami. Il lavoro così è finito, seguite la pagina Instagram e Blackboard per altri disegni.